J-Pata, palleggio di testa. Quanto c'è di J-Pata in Alessandro? No, io non faccio i personaggi. Cioè, non... Sei tu? Sì, però io non... sono uno, secondo me, dei pochi che non crea un personaggio, ma si comporta come si comporta nella vita normale. Ok. Cioè, non è che davanti a telecamera, magari, che ne so, cambi. Arriva la telecamera e faccio: eccoci qua, ragazzi. Buongiorno, sono J-Pata. Oggi vi porto con me. Io sono bro Easy. Cioè, real. Come parlo con i miei amici. Non ti conosco come... Cioè, io so chi sei. Cioè, so che sei, okay, J-Pata, sì, content, sì, creator. Hai, perché sentito, comunque... ho sentito qualcosa di J-Pata, diciamo. Sì, no, più che altro io conosco la YouTuber League perché ho partecipato. Poi ho perso una gamba, però ho partecipato. Con la Lazio. Fratello, io gioco nella Lazio. Ah. Sono il capocannoniere della Lazio di quest'anno. Ok. E ho fatto anche il gol, cioè, più bello. Ci stai nell'album? Sì, sì, continuo a uscire le figurine, mi esce sempre la mia, c'ho sempre fortuna. Ah. Vado all'edicola, compro. No, io ho la figurina mia dell'album. Ah, ce l'hai? Sì, io sto nell'album, sono nella Lazio. No, si chiama Bianco Celesti. Ora collego, eravamo a... Ok, ora ho collegato tutto. Ne parliamo dopo. No, possiamo parlarne tranquillamente se vuoi. Ah, sei sicuro? Sì. Devo mettere in mezzo altre persone. Vabbè, non fare nomi. Ok, ma io sono stato male un giorno per te. Per me? Sì, fratello, io sono andato a vedere il tuo profilo, ma secondo me un anno fa. Eravamo in uno spogliatoio, immagina chi. Della Lazio? No, eravamo in uno spogliatoio normale, eravamo... ok, mi ricordo, eravamo a Milano. Ok. Con i Pirla SV. Sì. Chi c'era con i Pirla SV? Ok. Uno che ha molti pochi capelli, ma tanta barba. Io entro nello spogliatoio, c'era questo ragazzo che mezzo piangeva, era lì, tipo che faceva così, no? Non ci credo, così, no? Faccio, bro, che succede? Entro Op Samuel, anche lui era, e poi ci ha messo lì a parlare e mi ha spiegato, sì, tutta la tua storia. Io che, cioè, ho fatto due operazioni, sono stato in ospedale un bel po', mi sono rotto tutto, non potevo immaginare quello che stavo sentendo, quindi dicevo puttana, e ho detto gli scrivo, magari gli scrivo e dice che cazzo no, avrei apprezzato molto, lo so, però comunque sono stato con lui a parlare e mi sono affezionato alla tua storia, ho guardato quello che facevi, poi ho chiesto non molto recentemente come stessi, hai detto che stavi bene, cioè, sì, cioè, sì, sì, ho detto molto bene, però da quello che avevo visto tu hai molta qualità. Ma che anno sei? 2002. Infatti sei piccolo. Sì, sì, c'ho 21 insomma. anni. Ecco, ti racconto un aneddoto bellissimo. Vai. Ero ad allenarmi con l'Inter. È vero, perché tu giocavi nella primavera dell'Inter. Ho fatto dai pulcini alla primavera. Ok. Ho fatto 3 mesi con Spalletti, sì, in Serie A con loro, perché gli mancavano dei giocatori. Poi sono andato a Parma, dove ho fatto il calciatore, vero? Sì, sì, sì. Poi mi sono rotto. Foggia, rotto. Allenamento, c'era una squadra, me la ricordo ancora, Icardi, Ranocchia, D'Albert, Raffinia, Andanovic, contro io, altri della primavera, Brozovic, Perisic. Ok. Le magliette nostre, allenamento azzurre, le magliette degli avversari azzurre, però con la casacca fucsia. Quindi che cazzo di colore è il fucsia? Non l'ho mai visto. Quindi non sai com'è il fucsia? No, bro, non so che ocra, celeste, verde acqua. Quindi diciamo tu vedi i colori primari e basta. No, nemmeno, frate. Pensa a quelli lì. Figurati quelli, ok. Quindi noi con la maglietta azzurra, io, bro, a un certo punto guardo Spalletti, mister, e gli faccio: mister, io sto facendo una fatica incredibile. E dopo 2 o 3 passaggi che sbagliavo, perché poi lì non è il tempo di pensiero, lo sei in Serie A. Certo. Cioè, ti arriva la palla, devi già sapere, certo, dove sono tutti. Si gioca un tocco. Io quindi mi sono... Allora Spalletti mi fa: mi dispiace, ti devi adattare. In 5 minuti, e poi da lì ho scoperto come potevo fare nella mia vita. Ho imparato a memoria tutte le scarpe dei miei compagni e il modo in cui le allacciavano. Minchia, tipo Icardi come le allaccia le scarpe? Un fiocco. Brozovic? Doppio fiocco. Spalletti? Senza allacciarle. Ah. Un aneddoto incredibile, il più incredibile della tua carriera calcistica? Allora, eravamo a Parma. Ok. Serie A. C'era D'Aversa. Ok. Stava consegnando le casacche. Ah, certa, dice Patacchini. E io faccio: sono qua, mister. Zio, io avevo 18 anni. Tutti gli, sì, altri, cioè, c'erano giocatori: Gervinho, Sepe, Bruno Alves. Cioè, c'era Darmian, c'era Bastoni, c'era Di Marco. C'erano dei giocatori folli. Quindi c'è Bimpo con Di Marco, te l'hanno mai detto? Sì, sì, ma ci conosciamo, tanti ce lo dico. Salutiamo, che ci segue sempre. Mi dice Patacchini, faccio: guarda, sono qua, mister. E lui mi dice: ripeti? Io: sono qua. E lui mi fa: mi stai rispondendo? E io faccio: ah, cioè, mister, cazzo, devo rispondere. Come? Ho detto: sono qua. Mi fa: hai 18 anni, non puoi parlare, devi stare zitto.
Ma come non posso parlare? Ho detto sono qua. Ma da lì abbiamo iniziato tipo mezzo a litigare, ma cacciato dall'allenamento. Così. Il giorno dopo, aspetta, il giorno dopo mi dice: sì, ma davvero. Il giorno dopo dice: ti convoco. Cioè, ti convoco. Sei convocato all'allenamento. Perché cosa succedeva? Io, 18enne, però magari con qualità, mi cambiavo nello spogliatoio della primavera e poi andavo a giocare in prima squadra. Ok. Quindi mi dice alle 5 in spogliatoio. Bro, la scusa in campo, bro. Vado, non c'era nessuno. Nessuno, ma nessuno. La domenica giocavano contro l'Inter. Vado nello spogliatoio. Nello spogliatoio ho un corridoietto. Apro la prima porta del corridoietto, non c'era nessuno. Figa, sento un silenzio. Cioè, è impossibile, non è che hanno sbagliato il giorno. Apro la seconda porta. Bro, erano tutti seduti. Tu immagina giocatori di Serie A che prendono milioni di euro da anni. Tutti seri. Sì. Gente che cioè lì a lavorare in modo importante. Aspetta, aspetta, voglio capire una cosa. Allora io apro, guardo, metto la testa così, mi cazzo, da Versa mi guarda, mi ha insultato in modo totale, così mi ha preso, mi ha lanciato fuori dallo spogliatoio, così, e così è andato avanti per 5 giorni. Ma perché? Sì, ma perché ce l'aveva, lui cioè, è tipo, ma è giga nonnismo, ma che cosa? Sì. No vabbè, allora nonnismo nel calcio esiste, è la base. Ok, la però base. Così ingiustificato non ha senso. Come sei entrato nel mondo dei social in generale? Cioè, come hai fatto la transizione calcistica? Calcio? Io calcio smetto perché mi ho rotto il cazzo, ero tristissimo. Sì. Mi metto a lavorare. Sì. Studio, lavoro. E poi una certa, cosa succede? Mi chiama uno che si chiama Sergei GK. Dice: vieni a fare un video dove spieghi la tua storia, è figa, tutto cosa. Dico: va bene. E dall'inizio conosco questo ZV Jax. Ci conosciamo, facciamo amicizia e mi dice: guarda che tu secondo me hai fatto per essere, cioè per stare davanti a telecamere. Ha visto un potenziale in te. Sì, no, mi fa: guarda che tu hai un talento incredibile davanti a telecamere, no? Perché mi fa fare due video, fa tipo 6 milioni di visualizzazioni. Io dico: vai, va bene, ok. Creiamo il personaggio, trova un nome. Cioè, minchia, un nome. Mi volevo chiamare Jürgen come il mio come cane. Come il cane, sì. Però poi ho levato Jürgen, ho lasciato Jay. Jay. Jay Pata, vai. Studiamo un personaggio, io appaio nei video di YouTube di Antonio, di ZV, e poi dopo 6 mesi, perché io volevo aprirlo a tutti i costi subito, ero gasatissimo, 6 mesi, cioè il momento giusto, faccio il primo video dalla Serie A alla terza categoria di lancio, 1 milione di visualizzazioni. Quindi la gente si è appassionata di base subito alla tua storia. Beh, sai, io credo che purtroppo ne esistono veramente tanti di ragazzi come te. Ma ragazzi, quando detto quanti mi scrivono? Immagino. Mi sono rotto il gomito, non so cosa fare, mi sono rotto l'orecchio, mi sono rotto lo sterno. Io cerco anche di dare dei consigli alle persone, però poi li devo dare pubblicamente, quindi io quando faccio delle interviste cerco di dare più consigli possibile, perché quando uno vive uno ha un sogno, se lo vive con tutta la tutta la foga, la voglia di arrivare a quell'obiettivo e poi se lo perde in un secondo, non ce la fa. No, sta malissimo. Se tu dovessi dire una cosa a tutti i ragazzi che ti stanno ascoltando adesso, che possono avere una situazione simile alla tua, tipo perdere la carriera per un infortunio, per una situazione, cosa sarebbe quel consiglio? Quale sarebbe? Il consiglio che do a uno che ha un sogno, che ha qualità e che se lo vede interrompere per un fatto naturale, diciamo. Ma guarda, l'unico consiglio che do è che la vita è una, va vissuta al massimo. A me piacciono molto quei video dove dicono: la vita è una, ama, osa, fai, perché poi non torni indietro. Io cerco di vivere la mia vita al limite, cioè non al limite che devo rischiarla, ma che non lasci niente indietro. Esatto, cioè che ogni sera vai a dormire e dici: anche oggi ho fatto tutto quello che dovevo fare. Cioè, le giornate cerco di essere produttivo, ma allo stesso tempo di essere felice, di essermi divertito, di aver vissuto, di aver conosciuto nuove persone. Quindi quella è la base, secondo me, della vita. Quindi ritrovare le cose normali della tua vita e portarle magari in un secondo progetto, in una seconda strada che magari Dio ti vuole dare. Cosa che non ho mai detto in nessuna intervista o nessun video. Quando io ero calciatore, ero sul tetto del mondo ed ero minorenne, ragazzino. Fino ai 17, 18, 19, 20 ero calciatore professionista vero, con i miei amici che magari invidiavano la vita che facevo, con le persone che mi volevano mettere i bastoni tra le ruote. Dopo, durante questa esperienza da calciatore, io ero totalmente insicuro. Ero insicuro con le ragazze, ero insicuro con i miei amici, ero insicuro in campo, ero insicuro con la mia famiglia. Dovevo mentire alla mia famiglia, perché mi vergognavo di dirle a mia madre che io stavo andando da una ragazza. Cioè, ero
totalmente insicuro. Da quando io sono riuscito, secondo me, a realizzare la seconda strada, ad accettare, esatto, io ho accettato che avevo perso, ok? Sono rinato, perché infatti il canale si chiama Gipata, la mia rinascita, qui per la mia rinascita, sono rinato come personaggio, ok? Diciamo hai un po' toccato il fondo e ti sì. sei dato la spinta per tornare su. Esatto. Ti volevo chiedere una cosa legata alla roba, perché io lo chiedo spesso perché l'ho vissuto in primis. Quanto è stata importante la tua famiglia nella rinascita? Mia famiglia ha sempre votato per il benessere mentale del proprio figlio. Prima degli affari, prima dei soldi, prima della felicità e della realizzazione lavorativa. Quindi mia mamma ha sempre pensato a me come il figlio che deve stare bene mentalmente, perché lei lo sa che io da quando sono bambino non faccio una vita normale. Sì. Gli altri tornavano a casa, guardavano le robe, parlavano in classe delle robe che guardavano, Dragon Ball eccetera, io no. Gli altri andavano a casa, avevano il pranzo, io dovevo mangiare durante le lezioni perché avevo il panino, dovevo andare. Quindi mia mamma ha sempre vissuto questa cosa con molta paura, e se dovessi fare un figlio io, le pregherebbe per non fargli fare calcio, o per non fargli fare, perché quello che ha visto mia madre insieme a me, il mio anno di depressione quando mi sono rotto, certo, il ginocchio, io passavo dall'essere un atleta al nulla, iper professionista, a diventare un ragazzo molto stupido che faceva cose da ragazzo che vuole distruggere la sua salute. Aspetta, blocco subito. Fumavo le sigarette. Semplicemente. Cioè, quando sei un atleta ad altissimi livelli, anche solo, esatto, fumare le sigarette, esatto, è distruttivo. Io non mi sono mai. Mai drogato. Mai provato la droga, e sono sempre stato, non dico un haters, ma uno che non si ubriaca mai. Ok. Totalmente. Assolutamente. Non grande fan dell'alcol. No, senza tua madre che la prima cosa che dice è: prima stai bene e poi tutto il resto a me non interessa, che è il pensiero più puro che si può avere nei confronti di una persona che ami. Saresti riuscito a cadere e rialzarti? Sarei riuscito comunque a cadere e rialzarmi? Sì. Così bene? Non lo so. Questo rispondo, non lo so. Se non ci fosse stata mia mamma e mio padre, sicuramente per forza di cose, per mio carattere, sarei rinato. Ok. Ma magari non così bene e non con dei valori così perfetti dopo aver sofferto così tanto.